Ogni angolo di Caloni è smanioso di mostrarsi al pubblico come un bimbo quando indossa qualcosa di nuovo e a lungo aspettato. La vita quotidiana prima dell'avvio alla serata di spettacolo scorre via con la solita partita a carte. Abbiamo ritrovato praticamente le stesse persone nel medesimo posto. Stessa anche la briscola, così come il premio in palio, la birra consumata tra vinti e vincitori. Il venditore occasionale che con audacia e arguzia ingegna slogan per decantare la bontà della propria merce. E c'è chi invece paziente attende il quotidiano silenzio che tra qualche giorno riavvolgerà fatalmente il borgo. Cumina lo punto culinchi la cascia, è festa come canta Cavallaro, cioè chi ha e chi no, ma è sempre festa. Mi ero ripromesso di non fare accenno su temi politici, ma non può sfuggire all'occhio del cronista che il borgo vivo annunciato non c'è stato e che di conseguenza nemmeno l'istituzione che organizza l'evento si è vista. Che senso ha dividersi su un evento che è patrimonio di tutti, ma prima di tutto è dei cauloniesi? È solo un danno e tale rimarrà, non certo una soluzione. Ma veniamo alla serata, la terza del festival, al momento quella meno partecipata, ed aggiungo peccato. I più si sono persi qualcosa che forse solo la magia della mese può regalare. Con ordine, prima sul palco l'ensemble di Giuliano Gabriele, lasciatemelo dire, un artista con la A maiuscola, attore, musicista, cantante, fa tutto con sensazionale maestria, ed il suo essere popolare non è mai banale, anzi diventa all'occorrenza raffinato, anche nel proferire delizie al pubblico. Il suo organetto ciociara, la sua musica, stringono in un unico abbraccio tutto il sud Italia, repertorio che passa frenetico tra tarantelle e saltarelli raffinati, davvero una gran sorpresa. Poi la riunione di Agricantus ci porta in terra sicula. Il gruppo ha vissuto negli anni 90 una grande notorietà tra i percussori e traghettatori del popolare a world music, un percorso che riprende loro dopo una lunga pausa. I due Mario, Crispi e Rivera hanno ripreso il cammino interrotto con le sonorità di un tempo. La piazza sembra però sonnecchiare. È notte fonda quando Sparagna calca la scena e riaccende la luce sulla mese, si abbatte come un fulmine, la scuote a dovere, la gente come tante formiche in cerca della tana riaffollano la piazza. Sua maestà popolare italiano non li delude. Gli otto dell'orchestra italiana danno il meglio di loro, pizzica, tarantella, tamuriata, saltarello, una miscela magica da stordire chiunque. Peccato, perché questo spettacolo avrebbe meritato folle traboccanti ed invece alla fine saremo sì e no poche centinaia. Su otto cantano in sei, il contrabbasso raffina ancora di più le loro voci. Beh, fortunato che ha avuto l'ingegno di esserci. Uno spettacolo da ricordare e consegnare agli annali del festival. Stasera Caulogna incontra il mondo, tempo permettendo, con Jam Senese e Napoli Centrale, Tangeri Café Orchestra ed infine Bashkim, suoni e canti in Arbesh. Ci sono tutti gli ingredienti per deliziare anche palati raffinati.